Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti i telespettatori di Telemia, a tutti gli interessati a questa serie di eventi, di appuntamenti che attraverso il network di Telemia potranno raggiungere moltissimi di voi, nonostante le difficoltà di questo periodo sul quale è inutile sostare, lo conosciamo tutti. Platira di Cina Spromonte è una manifestazione finanziata dalla Regione Calabria che ha vinto un bando per la cultura. Della quale mi pregio di essere stato nominato consulente, direttore artistico, e solo in questa veste sono presente, oltre che di moderatore, diciamo, tecnico di questa conferenza in streaming, di questa videoconferenza, e quindi non rubo assolutamente tempo ai relatori, fermo restando una giusta introduzione istituzionale del sindaco di Platì. Che appunto chiamo a porgere i suoi saluti e a presentare in breve quello che è lo spirito, diciamo, le fondamenta di questa manifestazione. Prego, signor sindaco. Ok, c'è qualche problema di connessione, ma lo risolviamo subito. E invece vi dico anche che questa conferenza avrebbe dovuto essere tenuta nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cirella di Platì, che è appunto una frazione molto importante di questo paese aspromontano, ma per motivi sempre di distanziamento, di Covid, insomma, questo è quello che sappiamo tutti, abbiamo deciso invece di fare tutto tecnologicamente, telematicamente, però abbiamo pensato utile invitare in questa conferenza Don Angelo, che è il parroco della chiesa, per parlarci di questo monumento, di questo importante luogo di culto. Vi mostreremo anche qualche immagine che la regia manderà durante la presentazione. Quindi, in assenza del sindaco temporaneamente, chiedo a Don Angelo, ecco, buonasera, benvenuto. Prego, ci parli di questa sua Buonasera. chiesa, di questa sua comunità. Buonasera a lei. Buonasera a tanti, vi do il benvenuto all'esterno della chiesa purtroppo e non all'interno perché non c'è campo. Mi è stato chiesto appunto di parlare un pochettino della chiesa. La chiesa di Cirella possiamo definirla una piccola perla dell'Aspromonte, sia ricchezza della chiesa e per la sua importanza. La chiesa è stata edificata attorno al 1000 600, è una chiesa a tre navate. Nella navata centrale abbiamo dei cornicioni arricchiti con degli elementi fitomorfi, quindi con degli stucchi molto importanti, per poi avvicinarci nella zona presbiterale dove un arco trionfale e immediatamente dopo c'è la cupola, c'è tutto un coro angelico e gli elementoformi si ripetono. Alle spalle quindi della cupola troviamo il Catilsidale, dove c'è il conciliare, sulla cui sommità è posta la statua appunto della reggente della parrocchia, della Madonna Assunta. Come dicevo prima, la chiesa ha tre navate, la navata principale, le due navate laterali sono lunghe, cioè la lunghezza della chiesa, e troviamo infine una cappella dedicata alla Madonna del Carmelo, dove anche qua sopra l'altare c'è una statua monumentale lignea molto importante, di una notevole importanza sia di fattura che a livello storico. E invece nell'altra navata troviamo la statua di l'immagine del santo. La chiesa, appunto, una piccola perla perché al suo interno non ci si aspetta di trovare una ricchezza di stucchi in stile neobarocco, quindi molto ricca, e allo stesso tempo non ci si aspetta neanche di trovare delle statue così importanti, delle statue comunque seicentesche, settecentesche, sia lignee che di cartapesta. Diciamo che è veramente una sorpresa quando qualcuno riesce ad attraversare il portone che sta alle mie spalle e trovare questa veramente esplosione barocca all'interno della chiesa. Auguro a tutti voi che state seguendo la trasmissione, ma anche a tutti i relitori, un proficuo lavoro e veramente che questa terra possa rinascere dalle cose belle. Passo la parola a Paolo. Un attimo.
Un attimo che vi passo il telefono. Perfetto. Grazie, benvenuto. Sì, L'associazione buonasera. Procirella, Procirella Buon pomeriggio. che è attiva. Perfetto, prego. Buonasera. Proviamo a vedere. L'associazione culturale, socio-culturale Procirella. Auguro a tutti un buon lavoro, un proficuo lavoro e che sia questo l'inizio di un riconoscimento, diciamo, per Cirella e per Platina, il suo contesto, nel contesto, diciamo, di valorizzazione di questi prodotti, che sia comunque un auspicio. Non so. Non so Sì, se mi no, no, sentono, prego, prego, Angelo. abbiamo sentito, abbiamo sentito. Può verificare? Sì, abbiamo sentito la dichiarazione. Grazie. Vabbè, comunque un buon lavoro, non so se abbiamo problemi qui con la La linea. No, connessione, purtroppo da qualche giorno che ma non l'abbiamo riusciamo sentito bene, vi abbiamo a sentito bene. Vi ringraziamo per questo contributo importantissimo. Adesso proviamo ad andare avanti con il sindaco, vediamo se intanto si è collegato il sindaco. C'è? Perfetto, allora diamo la parola al sindaco. Abbiamo invertito un po' il programma perché c'erano problemi di collegamento. Ha già parlato Don Angelo e l'associazione Procirella da Cirella, appunto di Platì, hanno presentato la magnifica chiesa, il luogo dove avremmo dovuto svolgere questa conferenza, ma è stata anche un'ottima opportunità per far conoscere alla Locri intera, ma alla Calabria, questi piccoli gioielli, queste piccole perle che voi state cercando di valorizzare. Prego, signor Sindaco. Buonasera, grazie a tutti per la partecipazione. Io ringrazio i relatori, Antonella Musitano, il dottor Arcidiaco e tutti coloro i quali hanno partecipato a questa conferenza di questa sera, a Don Angelo, alla Procirella, e grazie anche al direttore Frasca che ci ha resi partecipi in questa manifestazione che naturalmente ha consentito che noi potessimo essere stasera in collegamento. Ed ci ha dato veramente una spinta molto molto forte affinché noi riuscissimo a portare a compimento questo nostro percorso. Io ritengo che la cultura è alla base di ogni comunità. Se non c'è cultura non possiamo neanche auspicarci quel sviluppo economico che noi ci auspichiamo. Per cui attraverso la cultura passa tutto. Quindi lo sviluppo socioculturale è propedeutico poi a quello che è lo sviluppo economico che noi ci proponiamo tramite la nostra azione amministrativa affinché ci sia sul territorio anche una ricaduta economica rispetto a quella che è l'azione amministrativa che la nostra amministrazione si pone alla guida di questo ente. Il progetto che ci è stato finanziato dalla Regione Calabria, Radici in Aspromonte, grazie alla partecipazione di tutte le associazioni e di tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, diciamo all'assessore Varacalli che si è spesa per questo progetto e si è posizionato al terzo posto su base regionale, quindi questa è stata veramente molto importante grazie anche al lavoro proficuo del professore Rocca, quindi c'è stato veramente un risultato eccellente per quanto riguarda questo nostro progetto. Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di esaltare le tradizioni locali nell'arte, nella cultura, nell'artigianato artistico, negli usi e nei costumi, per valorizzarne il capitale culturale, sociale e relazionale della nostra comunità, che possa favorire nel contempo anche quello che è lo sviluppo sociale e relazionale della nostra comunità. E anche un turismo interno lento, consapevole però autentico. E a rafforzare quello che è il patrimonio culturale dell'identità linguistica attraverso il trasferimento della lingua dalle vecchie alle giovani generazioni. Quindi io lascio spazio agli autorevoli relatori che mi seguiranno e sicuramente sarà questo il punto di partenza in questa nostra manifestazione per una platì che si occuperà sempre più di cultura e che si occuperà sempre più di quelle che possono essere lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità. E culmineranno le attività, seguirà adesso il 25 un altro convegno, sempre che ripercorre la storia del nostro
nostro paese, e il 27 ci sarà questo appuntamento del Palio del Pane, che esalterà appunto quello che è il principe della nostra economia, il pane, su cui noi vogliamo spingere tantissimo, spingere per farlo conoscere bene e per tutelarne anche il nome, e far sì che la nostra industria del pane possa veramente affermarsi sul territorio non solo calabrese, ma anche oltrepassare quelli che sono i confini regionali, e perché no, anche internazionali, perché questo dobbiamo avere veramente una visione ampia di quella che può essere veramente la potenzialità di questo nostro prodotto. Noi faremo di tutto, andremo ad creare questo il marchio d'eco per il nostro pane e tutelarne il nome, per tutelare anche da quelle che possono essere le facili anche utilizzazione da parte di chi il pane di platino non lo produce, ma lo spaccia per pane di platino. Quindi questo è quanto, io ringrazio tutti e auguro buon lavoro a tutti, grazie. Benissimo, quindi è il momento di entrare nel vivo di questo che abbiamo definito un seminario divulgativo, cioè che è in un certo qual senso la presentazione di un lavoro, di un libro molto importante di Antonella Musitano, ma in realtà è la divulgazione di concetti molto importanti che riportano alla ribalta il nostro territorio, partendo da molto lontano, dalla storia più antica, appunto dalla Chanson d'Aspremont. Ma di questo lascerò parlare in una forma diciamo piacevolmente dialogica Franco Arcidiaco e Antonella Musitano, appunto su questo tema molto molto interessante e intrigante, che ci rimette veramente in gioco nella storia medievale, che in quella parte di storia che a scuola non ci hanno insegnato. Prego, prego Franco Arcidiaco, condurrà bene, lei. Bene. Benvenuto. Buonasera, finalmente siamo riusciti ad organizzare questa iniziativa, che purtroppo sarebbe stato molto meglio farla dal vivo, voglio dire, no? Perché tutto sommato poi alla fine le cose sono diverse e forse si assaporano anche meglio nel momento in cui ci si vede e si è seduti tutti assieme in una stessa sala. Comunque speriamo di tornare presto alla normalità. Io, per una questione anche di correttezza nei confronti di Michele Papalia, che non c'è, ho pensato di fare vedere per un attimo entrambi i libri, che sono appunto La Chanson d'Aspremont di Antonella Musitano, editore La Ruffa, e Caci il Brigante di Michele Papalia, Città del Sole Edizioni. E naturalmente, non essendoci Michele, ci limiteremo a parlare del libro di Antonella Musitano, anche perché devo dire che francamente forse entrambi i libri avrebbero meritato una riunione a sé stante, perché in ogni caso i temi che si possono affrontare sono tantissimi, e quindi forse il tempo che ci è stato destinato non sarà sicuramente sufficiente. Il libro di Antonella Musitano perché? Perché tra l'altro è curioso e importante il fatto che se ne parli proprio in questi giorni in cui si sta facendo, secondo me, grazie una volta tanto anche alla nostra nazione, un grosso passo avanti verso la realizzazione del grande sogno europeo. Perché se voi ci pensate un attimo, il governo neonato di Draghi in realtà va in quella direzione, va verso quella direzione che era stata tracciata abbondantemente dalla Merkel, che ha trovato in Draghi un suo valido compagno e sostenitore, compagno di viaggio e sostenitore. Lei è stata un po' la Benjamin Franklin degli Stati Uniti d'Europa, così come Benjamin Franklin lo fu per gli Stati Uniti d'America. E Draghi a un certo punto, voglio dire, con questo ulteriore passo che ha fatto fare alla nostra nazione, secondo me, anche perché l'Italia non è una nazione secondaria negli Stati Uniti d'Europa, ma sicuramente è una delle nazioni che ha partecipato, che è stata, voglio dire, partecipe della fondazione e di questa grande realizzazione, di questo grande sogno, per cui è veramente il momento giusto, anche perché i temi ci sono tutti. Tra l'altro, la cosa che mi ha molto colpito, ma io vorrei lasciare molto spazio
alla professoressa Musitano, ma la cosa che mi ha colpito è che effettivamente nel suo libro, naturalmente, oltre a riportare correttamente tutto quello che è la genesi di questo lavoro, cioè la chanson d'Aspremont, che non è altro che una chanson de geste che è praticamente ambientata nel nostro territorio, però effettivamente lei poi fa tutto un discorso introduttivo che dà veramente un significato geopolitico importantissimo al suo lavoro, perché inquadra proprio il Mediterraneo in quella che è stata sempre nei secoli la sua funzione e che continua ancora oggi ad essere. Ma la cosa che mi ha molto incuriosito, perché è uno dei temi che mi stanno veramente molto cari, e quando la professoressa Musitano dice che appunto la fine della guerra fredda non ha portato l'Europa a riappropriarsi del mare Mediterraneo, e questo è veramente un elemento chiave, fondamentale, un elemento geopolitico che veramente andrebbe trattato e andrebbe considerato un po' di più forse nei programmi dei vari stati europei. Quindi passerei subito la parola alla professoressa Musitano e poi magari, accogliendo l'invito che ci è stato fatto di essere dialogici, e naturalmente mi riservo poi di dialogare più fittamente con lei. Grazie. Okay, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Arcediaco per la bellissima introduzione che ha fatto. E in effetti, come diceva anche il sindaco prima, dobbiamo tornare alle nostre radici e dobbiamo riscoprire la cultura che è alla base della nostra realtà, per poter non solo programmare il futuro, ma anche per cercare di capire tutto quello che è successo. Il fatto che io ho scritto appunto che la fine della guerra fredda non ha permesso all'Europa di riappropriarsi del Mediterraneo è proprio legato al fatto che purtroppo in questi anni abbiamo assistito a una diciamo così, evoluzione dell'Europa a trazione sempre più nord-centrica. Il mio lavoro ha, se vogliamo, vuole essere un pungolo, uno stimolo per dire che bisogna ripartire dal Mediterraneo. Quando io ho scoperto questa chanson d'Aspremont, chiaramente è stata una sorpresa per me, perché io ho un grande senso dell'orgoglio, un grande senso di appartenenza, però diciamoci la verità, purtroppo dell'Aspromont e di molte realtà del nostro sud si parla sempre in maniera in chiave negativa. Noi che siamo fuori, io abito a Bari, io vivo a Bari, però ho mantenuto sempre un forte attaccamento alle mie radici, e percepiamo queste cose, per cui un po' incuriosita, un po' per, diciamo così, perché per la voglia di indagare, per vedere cosa ci fosse dietro, mi sono messa alla ricerca di quest'opera, di come mai c'è una chanson d'Aspremont, e praticamente sui libri di letteratura, sui libri di storia, non viene riportata. È stata una berta scoprire appunto che l'Aspromonte nel XII secolo è stato il protagonista di una chanson de geste. Perché? Perché l'Aspromonte è stato considerato proprio il baluardo, diciamo, di difesa dell'identità europea, della sua cultura, della sua tradizione religiosa, della sua storia. E quindi ho cominciato a fare questo lavoro di scavo e di ricerca. Chiaramente è una chanson de geste, come appunto detto nell'introduzione, e rispetta di tutte delle chanson de geste tutti i canoni. C'è l'eroe, ci sono gli ideali cavallereschi, ci sono, diciamo così, le battaglie, dove chiaramente c'è sempre lo scontro tra il bene e il male. Diciamo la verità, siamo in pieno medioevo e c'è sempre questo dualismo tra il bene e il male, dove il bene, per logica, sta sempre nei testi che noi, nel testo che noi stiamo esaminando, sempre dalla parte dei cristiani, il male dalla parte dei saraceni. Sono andate però anche un po' a vedere che cosa si agitava nel Mediterraneo di allora, perché si era avvertito il bisogno di scrivere quest'opera. Un'opera che è stata definita la chanson di crociata per eccellenza, perché mentre la chanson de Roland, che viene scritta circa un secolo prima, ha tutti i tratti delle chanson de geste, dove Roland combatte in nome della fede, muore per la fede,
In questa ci sono degli elementi caratteristici che la rendono assolutamente diversa. C'è per esempio l'intervento divino, cioè morire proprio da martiri. E poi magari torneremo dopo a parlare del culto di alcuni santi che arrivano appunto mentre si svolge questa, la battaglia sull'Aspromonte. C'è per esempio la presenza di Rolando giovane. Rolando arriva sull'Aspromonte ed è un ragazzo, e quindi questo è come se sull'Aspromonte compisse il suo percorso viatico per diventare un cavaliere e per portare avanti qualcosa, la difesa proprio della cristianità, la difesa delle radici identitarie dell'Europa. Perché bisogna riappropriarsi del Mediterraneo? Bisogna riappropriarsi del Mediterraneo perché tutto quello che fa parte della nostra cultura nasce nel Mediterraneo. Dal Mediterraneo abbiamo mutuato l'idea di scienza che ci viene dal mondo greco, dal Mediterraneo abbiamo mutuato l'idea di coscienza che ci viene dalla religione cristiana, dal Mediterraneo abbiamo mutuato l'idea di diritto che ci viene dal mondo romano. Ed è vero che la Costituzione europea è nata su ideali laici derivati dall'illuminismo, però è anche vero che quegli stessi valori che sono gli assi portanti della Costituzione europea sono gli stessi che siano contenuti nella religione cristiana, perché Cristo è stato un personaggio realmente esistito. Ecco, tutte queste cose e tutti questi elementi fanno da tessuto, da elemento portante proprio diciamo così, a questa chansone, che ricordiamo è una lunghissima chanson de geste, è una chanson de geste lunga 11.376 versi, quasi tre volte più lunga rispetto alla chanson de Roland. Io ho lavorato sul testo per dire che questi documenti dovrebbero essere, questi testi dovrebbero essere di dominio pubblico. Perché di dominio pubblico? Perché intorno alla chanson de Roland la Francia ha costruito la sua identità nazionale. Perché non è avvenuta la stessa cosa con la chanson d'Aspremont? Dopotutto, se non ci fossero stati i calabresi, se non ci fosse stati i calabresi, i normanni, poi parliamo anche di chi può aver scritto quest'opera, se non ci fosse stata la difesa da parte delle popolazioni calabresi nei confronti dei saraceni che premevano sempre da sud per arrivare in Europa, forse oggi non avremmo l'Italia, ma non avremmo nemmeno l'Europa. Quindi è questo che bisogna rivalutare, bisogna valorizzare nella cultura nostra, ma anche in una cultura di più ampio respiro, proprio a livello europeo. Stavo dicendo che io ho lavorato su due tomi che sono queste, non si vedono forse, e l'opera originale pubblicata nel 1919 da Louis Brandin, uno studioso, un romanista, che ha trascritto quest'opera dal più antico manoscritto, quello di Wollaton Hall. E quindi Louis Brandin trascrive quest'opera e lui stesso si augura che venga divulgata diciamo così, in maniera più appropriata. Non è avvenuto questo, però anche questi incontri e queste, diciamo così, questi confronti forse possono dare una mano affinché si riscopra questa storia. Devo essere sincera, ho visto che lei correttamente nella bibliografia ha citato anche il lavoro che ha fatto la professoressa Carmelina Sicari, che effettivamente già nel 91 lei aveva fatto una grossa ricerca sulla chanson e ne aveva poi realizzato un volume insieme anche a Giovanni Scarfò. Devo dire, insomma, è un tema che comunque è stato sempre portato alla ribalta dagli studiosi e degli intellettuali, ma non ha mai avuto poi la diffusione che forse avrebbe meritato. In questo molto probabilmente se è il solito vecchio problema dei programmi scolastici, che magari non trovano modo di inserire all'interno della programmazione didattica quelli che sono invece i tesori
della nostra storia e il nostro patrimonio culturale. Noi del nostro, della nostra storia, delle nostre radici, abbiamo fatto semplicemente un sarcofago dentro il quale ci siamo rinchiusi, non siamo mai riusciti a trarre alcun beneficio da questa nostra storia millenaria, e purtroppo ora ci ritroviamo in questa situazione strana di avere prodotto più cultura di quanta non ne siamo riusciti a consumare, insomma, e questa è una cosa paradossale, ma questa è la situazione nostra. Esattamente, forse è mancata anche la volontà politica di appropriarsi di questo patrimonio culturale, e quindi questo dobbiamo dirlo, perché noi studiosi facciamo di tutto per come dire, divulgare, fare ricerca a nostre spese, penso che sia ben chiaro questo. Però siccome siamo degli appassionati, siamo dei romantici, possiamo dire, insistiamo. Io voglio anche ricordare una cosa e dare atto al Comune di Platì di una cosa. Nel 2013, quando è uscito il mio primo libro, si è presentato per la prima volta un libro ed è stato il mio. Devo dire grazie alla Proloco Platì Insieme, di cui allora era presidente, mi sembra, proprio l'attuale sindaco, non era ancora sindaco perché c'era il commissario, però vedo che si è proseguiti, almeno quando è stato possibile, quando il commissariamento non ha bloccato alcune attività, si sta proseguendo su questo, su questa scia. Per quanto riguarda il fatto che non apprezziamo, forse a volte perché non lo conosciamo, a volte perché non c'è la volontà, eccetera, perché nei programmi scolastici si possono inserire, voglio dire, se sono opere degne di essere inserite, bisogna trovare il modo per farlo. Io volevo dire, per quanto riguarda l'opera della professoressa Carmelina Sicari, sì, io l'ho citata, e voglio solo chiarire una cosa, cioè l'opera di Carmelina Sicari è relativa a un poema che è stato ricavato dalla chanson d'Aspromonte, che è del XV secolo, infatti è la canzone d'Aspromonte. Il mio lavoro va un po' all'origine, a quella che è la chanson d'Aspromonte originaria, cioè il più antico manoscritto. Quindi questo per dire, e questo comunque è importante perché anche il lavoro di Carmelina Sicari, prima di tutto perché è stato anche per me una guida, perché mi ha aperto gli occhi su molte cose, ma questo ci fa capire che la chanson d'Aspromonte ancora nel XV secolo era talmente, considerata talmente importante, che se ne scrivevano altre opere che si rifacevano a quella originaria. In tutta Europa le posso dire che ci sono filiazioni di quest'opera in tutta Europa, nelle più importanti biblioteche d'Europa sono custoditi manoscritti della chanson d'Aspromonte, perché non è l'unico manoscritto, quindi quello di Wollaton Hall. Questo è quello che ho trovato io, che è il più antico, no? La storia bene o male è uguale anche negli altri manoscritti, ma per dare ancora di più forza e supporto a quello che stiamo dicendo, le posso dire che in Europa ci sono almeno 10 università che stanno studiando la chanson d'Aspromonte. Questo è il progetto, sì, va bene, nel video forse si legge al contrario, è un progetto, la chanson d'Aspromonte, che fa capo all'Università di Namur in Belgio, e poi c'è la Libre Università di Bruxelles, l'Università di Liegi, c'è l'Università Federico II l'Orientale di Napoli, ci sono altri. Allora, che significa? Che il patrimonio culturale che è contenuto e che si può estrapolare da quest'opera è veramente immane, è un patrimonio grandissimo. Chiaramente serve, bisogna essere esperti in lingua romanza. Io non sono esperta in lingua romanza e quindi mi sono guardata bene, non ho potuto fare una traduzione. Avevo cercato qualcuno che mi desse una mano, e per questa edizione non è stato possibile, però ho fatto un lavoro, diciamo, di comprensione complessiva della chanson d'Aspromonte, ricostruendo la storia, riportando brani in prosa in cui illustro un po' qual è il contenuto e degli stralci dell'opera. Perché è difficile anche... Dica. Sì, prego. Allora, sì? Se d'accordo, professoressa, passeremo alla lettura, sì, di un brano, di uno stralcio del suo libro, anche per far capire, sì, agli spettatori. D'accordo, così poi possiamo continuare, sì, meglio. Ecco, sì, d'accordo. Quindi... Perfetto.
Invito l'ottimo, sì? Mi stavo commentando per l'ottimo prodotto editoriale, perché effettivamente è fatto molto bene, perché ci sono gli inserti in prosa che agevolano naturalmente la lettura e rendono il testo fruibile, voglio dire, a vari tipi di lettori, e di questo c'è veramente molto bisogno. Avremo modo di distribuire qualche copia nelle biblioteche scolastiche della Locride. Questo è il progetto di Platia, anche, cioè di divulgare anche questo libro, regalando, donando, ecco, qualche copia. Quindi... Colpevolmente mi sono dimenticato di farvi i complimenti per l'iniziativa, che è effettivamente straordinaria, e spero, insomma, di avere la possibilità che abbiate la possibilità di svilupparla, perché i temi sono tanti e meritano veramente approfondimenti. Tantissimi approfondimenti. Io volevo un attimo. Ce li ha fatti partecipando. Grazie. Ora lascio la parola un momento a una lettrice speciale, particolare, sì, che è la professoressa Varagalli, nonché assessore alla cultura del comune di Platì, che ci pregerà appunto di una lettura di un paio di pagine del libro della professoressa Musitano. Prego. Purtroppo non la sentiamo, professoressa, non la sentiamo purtroppo. La cultura. Ecco, aspetti, perché non l'avevamo sentita, ripeta per favore, ricominciamo da capo la lettura, prego. Ok, prego. Va bene, buonasera a tutti. Siamo soddisfatti di aver portato avanti questo progetto Cultura Radice Aspromonte, anche per valorizzare il nostro territorio, e quindi ecco, parliamo un attimo della presentazione di Platì. Proprio Platì è ai piedi dell'Aspromonte, e quindi adesso vi leggerò un passo della professoressa Musitano. Allora, Platì, un lembo di terra ai piedi dell'Aspromonte, un paese con la sua piazza, la sua chiesa, i suoi caduti per la patria, le sue case ammucchiate, alcune sdarrupate, un paese con la sua storia e le sue storie, un paese che difficilmente riesce a raccontarsi perché troppe volte raccontato, e sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso cliché, sempre per confermare, soprattutto nei TG, l'immagine stereotipata di Platì, far west d'Italia, di un paese dove tutto parla di 'ndrangheta, dove il malaffare è la regola e dove sarebbe poco diffuso il senso dello Stato. Eppure, se si mettessero da parte teorie e pregiudizi, vecchi e nuovi, se si guardasse Platì con una serena obiettività, si scoprirebbe un mondo diverso dall'idea che ormai i media hanno fissato nell'immaginario collettivo. Si scoprirebbe un mondo con un'umanità, una solidarietà, un altruismo sconosciuti altrove. Si vedrebbero non delinquenti e tranchettisti ovunque, ma gente fiera e dignitosa che ogni giorno è costretta a fare i conti con quel poco che ha, ma soprattutto con quello che non ha: servizi, strutture, lavoro, speranza, vale a dire quei diritti fondamentali e irrinunciabili in uno Stato di diritto, ma che qui faticano ad affermarsi. E forse l'espressione che qui sarebbe poco diffuso il senso dello Stato dovrebbe accompagnarsi con l'interrogativo se non sia lo Stato che finora ha fatto fatica ad arrivare a Platì. Platì non è il paese di transito, nemmeno in treno e nemmeno con autostrada. C'è già l'incompiuta Salerno. A Platì si arriva attraverso un'unica, sinuosa strada a due corsie, la statale 112, o diciamo ex 112, che dal mare Ionio porta dritto all'Aspromonte maestoso.
affettuoso come un padre che sembra aprire le braccia per accogliere chi arriva, ma soprattutto grida. La strada 112 arriva fino a Platì, da alcuni anni è stata interrotta e quindi non possiamo andare sulla Spromonte maestosa, perché bisogna fare un altro giro molto più lungo per poterci andare, anche a fare un picnic, anche a portare i ragazzi della scuola a fare una passeggiata, non si può, quindi Platì è chiuso qua. In questo angolo ad uso, quindi non c'è sblocco, non abbiamo uno sblocco è uno sblocco all'apertura, siamo Platì e chiuso, e quindi noi vogliamo anche attraverso far riemergere i valori che si sono persi, perché Platì anticamente era un paese ricco di cultura, ricco di ottimo pane, dell'olio di montagna, dell'aria buona e salutare, dell'acqua abbondante ristoratrice, di un pecorino così piccante da fare concorrenza persino al mitico focoso peperoncino. Ed è anche il paese dove per strada si salutano tutti, dove la via, l'ospitalità è una regola di convivenza, è un valore sacro ereditato da quella cultura greca di cui siamo figli. Ed è un paese, insomma, lontano anni luce dal folle egoismo della modernità, e dove è facile ancora trovare bambini che giocano per strada. Platì, inoltre, è quel sud che porta evidenti i segni di secolari e mai rimarginate ferite, di antiche e recenti ingiustizie, di antiche e recenti oblii, di antiche e nuove speranze. E noi speriamo con questo progetto di poter ripartire con la cultura, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di cultura, di apertura, di aprire le menti, perché ci stiamo rinchiudendo, e questo non mi piace. Io, cittadina platiese, io insegnante di Platì, non mi piace questa chiusura, e quindi ecco perché mi sono messa a lavorare per il bene dei nostri ragazzi e per il futuro dei nostri giovani. Quindi ringrazio tutti e spero che sia stata soddisfacente questo pezzo. A me, mentre leggevo, sono venuti i brividi e quindi mi sono perfino emozionata. Quindi vi ringrazio, vi saluto a tutti e alla prossima. Grazie professoressa, grazie per il suo contributo, grazie assessore anche per il suo lavoro e la sua fiducia nel futuro. E andiamo avanti partendo proprio da queste pagine che ci proiettano in un passato ma purtroppo ancora presente. Prego. Mi è fatto venire in mente che poi alla fine, se noi vogliamo andare un attimo a valutare la realtà così com'è, dobbiamo dire che è una delle poche leggi istituite dallo Stato che ha portato dei benefici al nostro territorio, è stata l'istituzione del Parco Nazionale della Spromonte nel 1989, che effettivamente ha contribuito quantomeno a cambiare la narrazione della Spromonte, perché la Spromonte fino a quel periodo non era altro che il covo dei latitanti, il posto dove venivano portati i sequestrati, e c'era, quando si parlava di Spromonte, si parlava comunque come di un luogo maledetto che era citabile solamente per parlare di argomenti che riguardassero la criminalità. Per fortuna poi la gestione del Parco da Spromonte ha avuto anche il suo definitivo, voglio dire, lancio produttivo e proficuo con l'insediamento, guarda caso, e qui ci vuole il discorso della cultura, di due docenti universitari di grandissimo livello come sono stati il professore Tonino Perna e il professor Giuseppe Bombino, i quali effettivamente hanno dato la definitiva, voglio dire, chiave di lettura di questo sentinella di pietra, come l'ha definita giustamente la professoressa Misitano nella sua introduzione. E allora, se mi permettete, io vorrei leggere una citazione da un famoso intervento del professore Bombino, che giustamente la professoressa Misitano ha messo in esergo nel suo libro,
e che io trovo veramente suggestivo e straordinario. Bombino dice: vi è qualcosa di ancestrale nella montagna d'Aspromonte, nel suo ordine e nella sua bellezza. È un racconto di pura mitopoiesi che ti inoltra in una emozione essenziale, inesprimibile, che pare voglia mostrarti l'intero cammino dell'umanità. È veramente straordinario e io veramente mi complimento con lei per l'aver scelta per posizionarla appunto in esergo all'apertura del volume, perché è veramente molto straordinaria e fa entrare proprio nell'argomento a piene mani. Prego, prof. Allora, io la ringrazio per aver letto queste poche righe, veramente il testo è molto più lungo, e ho avuto il piacere di conoscere il dottor Bombino a Reggio, perché questo libro è uscito nel giugno del 2019, l'ho presentato a Reggio presso la casa editrice La Ruffa, e il dottor Bombino mi ha onorato della sua presenza. E poi ci sono state delle presentazioni che abbiamo fatto, abbiamo cercato di divulgarlo, però è chiaro che l'arrivo della pandemia ci ha un po' tutti bloccati. Però, come si può vedere, anche le pagine che ha letto l'assessore Varacalli sono riferite all'altro mio libro, che è Sud, tutta un'altra storia, ma si intrecciano perfettamente, perché il protagonista è sempre l'Aspromonte. L'Aspromonte, dove si arriva e sembra quasi che lì finisca il mondo, e invece lì dovrebbe proprio cominciare, perché se noi vogliamo riannodare i fili della nostra cultura dobbiamo partire proprio da qui, da queste radici che non sono solo nostre, ma come abbiamo ribadito più volte sono le radici dell'Europa. Per tornare poi al discorso proprio della chanson, l'Aspromonte è protagonista ed è visto quasi come una montagna sacra. In un passaggio della chanson, le montagne dell'Aspromonte vengono descritte come così alte da sembrare quasi attaccate al cielo, come se l'Aspromonte potesse come unire il terreno e il divino in una sola cosa. E non dimentichiamo che l'Aspromonte è stato da sempre un luogo di grande spiritualità. Qui si erano insediati i monaci basiliani, qui la cultura greca e la religione greca aveva assunto anche una forma autoctona. Certamente questa era una cosa che era mal digerita, poi vedremo, anche dalla Chiesa, perché voleva riportare sotto il rito latino tutta la tradizione religiosa. E quindi forse anche per questo nel libro io ho messo in evidenza le diverse chiavi di lettura che può presentare questo libro. C'è una lettura che si rifà ai poemi epici cavallereschi, perché questo è un poema epico e su questo non ci piove. C'è una lettura anche storica, perché anche se le chanson de geste come questa sono delle finzioni letterarie, perché chiaramente Carlo Magno non sarebbe mai potuto arrivare, non è mai venuto in Calabria, una sola volta in Italia, e non sarebbe mai potuto venire in Aspromonte nel XII secolo. Però quando c'era bisogno di riportare in auge alcuni ideali, in questo caso soprattutto lo spirito religioso, perché si stava preparando la Terza Crociata, si andavano a ripescare proprio quei personaggi che avevano rappresentato gli ideali più alti. In questo caso si va a ripescare Carlo Magno con una operazione che gli storici chiamano un'operazione di transfert. Cioè Carlo Magno, che era ormai chiaramente deceduto, viene ripescato e si immagina che lui arrivi sull'Aspromonte per combattere questa la battaglia decisiva che poi si svolge a Reggio, che era chiamata Risa. Ma quando lui parte, ecco, questo è il messaggio politico importantissimo di quest'opera, quando lui parte e invita tutti i sovrani europei, perché c'era stato un messaggero mandato dai saraceni con un messaggio minaccioso di conquista dell'Europa, eccetera, di annientamento dei valori proprio dell'Europa, lui invita tutti i sovrani europei ad affiancarsi a lui per andare a combattere sull'Aspromonte. E nella finzione appunto letteraria cosa succede? Che tutti i sovrani d'Europa, anche quelli che mal digerivano Carlo Magno, come Gerard d'Eufrate,
lascia da parte, mette da parte le sue rivalità e manda non solo i suoi uomini, ma è lui stesso ad avere un ruolo attivo proprio nella battaglia, lui e i suoi figli. E quindi che significa? Qual è il messaggio politico? Che se dobbiamo salvaguardare i nostri ideali, se dobbiamo salvaguardare i nostri valori, non ci sono, le rivalità devono essere messe da parte. Ecco, questo è il messaggio politico importantissimo che viene lanciato da questa chanson. L'Aspromonte diventa protagonista e io attraverso la lettura che ho potuto fare ho potuto anche constatare che chi ha scritto l'opera conoscesse veramente i luoghi, quindi è una finzione letteraria, ma i luoghi sono reali. La descrizione dell'Aspromonte, la descrizione della sua fauna, la descrizione diciamo dello stretto di Messina, come si vede, che discutendo con l'editore, perché l'editore La Ruffa mi è stato veramente a fianco in questa opera editoriale che non è stata semplice, e sappiamo anche che è un'opera non di facile divulgazione, perché non è magari da tutti, non dico compresa, ma magari apprezzata per una serie di motivi diversi. E lui mi ha fatto capire che si può trattare della collina di Pentimele, ma i luoghi sono quelli dell'Aspromonte, i luoghi sono quelli di Pietracastello, che si trovano appunto nel territorio delle Grandi Pietre, nella regione delle Grandi Pietre, che oggi gravita nel territorio di San Luca. Come è stato possibile individuare che possa trattarsi di questa? Perché c'è non solo una descrizione fatta dal professor Minuto che ha identificato Pietracastello come la torre dove che è il teatro di battaglia, il teatro della chanson d'Aspromonte, ma c'è anche una descrizione che Stefano Piteri, infatti a pagina 27-28 del libro viene riportata, che era il canonico, se non sbaglio, del santuario di Polsi, aveva fatto proprio di questa Pietracastello, e racconta anche che questa Pietracastello era c'erano grotte, c'erano cunicoli e c'era, si poteva accedere solo da una parte. La stessa cosa dice il professor Minuto, ci ha donato anche, tratto da una sua pubblicazione, anche una piantina che noi abbiamo messo. E guarda caso, quando il messaggero dei Saraceni si avvicina a Carlo Magno, svela da dove si poteva entrare. Pare che da questa torre l'accesso sia solo da una parte. Quindi tutti questi elementi ci fanno pensare che chi l'ha scritta conoscesse proprio l'Aspromonte e fosse, diciamo così, consapevole del ruolo che aveva avuto, perché e la finzione e la finzione letteraria è una cosa, però che il sud, la Calabria in particolare, visto che la Sicilia era già saracena all'epoca, diciamo così, quando arrivano i Normanni, che il sud abbia avuto un ruolo importante nel fermare l'avanzata saracena, questo è indubbio, perché ci sono stati diversi tentativi di incursione nel 1901, 1902, nel 1965, 1952 se non sbaglio, sono stati diversi tentativi di penetrare nel continente europeo da sud, da parte dei saraceni. Ma perché l'Aspromonte? Perché l'Aspromonte, insieme alla città di Poitiers e a Costantinopoli, rappresenta proprio i tre cardini proprio del mondo cristiano. Ecco, su questo asse abbiamo anche visto che si sono mosse tutte, non solo le crociate, la terza crociata, infatti, la cosiddetta crociata dei re, arriva a Messina e poi da qui parte l'esercito per andare, diciamo così, a fare questa crociata. Ma anche su questi itinerari si trovano i percorsi dei più grandi santuari che si trovano in Europa, dove si va a fare pellegrinaggio. Quando Carlo Magno invita i sovrani europei a venire in Calabria a liberare la Calabria e difendere l'Europa, non dice andiamo a fare la guerra, dice andiamo a fare questo pellegrinaggio, lo chiama pellegrinaggio, questo per dire come lo spirito religioso che è alla base della nostra identità, l'identità europea è un'identità cristiana, poi la possiamo
declinare come valori, come ho detto prima, laici, però sono sempre cristiani, il fondamento è cristiano. Ecco, questo era il messaggio che Carlo Magno aveva lanciato. Ma ci sono possiamo altri elementi che ci fanno... Gli autori della chanson hanno fatto un po' un'operazione mitopoietica che è un po' simile a quella che hanno fatto grandi narratori contemporanei tipo Tolkien, ma anche qualche serie televisiva che ormai utilizzano appunto questo, il mito. In questo caso lei ha detto bene, rispolverando addirittura Carlo Magno, facendo rivivere Carlo Magno per creare poi uno strumento che serve un po', diciamo, come si dice in gergo bellico, a caricare le truppe, no? Perché la preparazione della terza crociata alla fine da queste pagine può trarre anche un momento appunto di vigore, di forza, di incoraggiamento. Ma Carlo Magno è considerato il costruttore dell'Europa, forse appunto. Lui era, come diceva Le Goff, forse a sua insaputa, perché quando è vissuto Carlo Magno ancora forse il concetto d'Europa non c'era, però si dà il caso che poi tutti quelli che erano i territori del Sacro Romano Impero sono coincisi con i territori dell'Europa, non a caso è stato scelto come patrono un po' dell'Europa Carlo Magno, ecco perché voglio dire, questa figura e questi luoghi devono essere veramente molto valorizzati. E il mio editore, quando è uscito il libro, mi ha detto: professoressa, questo libro dovrebbe arrivare in Europa. E io non lo so, in Europa lo conoscono, vorrei che arrivasse in Europa, proviamoci, vediamo un po' se qualcuno ascolta e vuole, voglio dire, ma non perché è il mio libro, cioè la chanson d'Aspremont, ecco, i nostri deputati europei, facciamo appello perché in qualche modo lo facciano giungere a Bruxelles. Ma io penso che il messaggio oggi, visto che penso che il tempo stringe, il messaggio che noi possiamo ricavare, innanzitutto voglio dire che è scritto in una lingua normale, una lingua piccarda. La Piccardia è una regione della Francia settentrionale e chiaramente allora non c'erano le lingue nazionali, è una lingua d'oïle e quindi era un dialetto usato nella regione della Piccardia. Sono tutte lasse di estrema lunghezza, le lasse sono le strofe ed hanno una caratteristica molto importante, sono tutte monorime. Anche le lasse più lunghe, che sono anche più di 100 versi, hanno sempre la stessa rima. Rispettano per esempio il fatto che del proemio, come era nell'epica classica, anche se non c'è l'invocazione alla musa. Ci sono molti elementi che non solo lo inquadrano come diciamo così, un'opera degna proprio della più alta letteratura epica, ma ci fanno capire che anche chi l'ha scritto doveva avere delle conoscenze molto molto approfondite anche diciamo così a livello letterario, a livello storico, a livello culturale, e io ho azzardato anche una mia ipotesi che mi trovo d'accordo con altri, anche se altri dicono di no. Per me è stata scritta in ambito ecclesiastico, nell'alta aristocrazia ecclesiastica. Per qualcuno dice che questi racconti sono nati dalla cultura popolare, però io dubito che la cultura popolare dell'epoca potesse conoscere tanti dettagli della storia, non so che il padre di Carlo Magno fosse chiamato il Nano, il Breve, Pipino il Breve, o che conoscessero il continente dell'Africa, dell'Asia, eccetera, ci sono tanti elementi, ma una cosa importantissima, abbiamo parlato dell'Aspromonte, chiaramente tutto si svolge nell'Aspromonte dove tutto è magico, tutto è mitico, la presenza anche dei grifoni, che io pensavo non ci fossero più, e invece poi ho scoperto che forse di recente è stato avvistato qualche grifone proprio sull'Aspromonte, ed è un animale che nei bestiari medievali ha un significato simbolico molto molto importante, perché rappresenta il terreno e il divino, l'umano e il divino, e quindi anche questo, e tutto è esaltato, ma in senso positivo. Ecco, questo è, mentre noi abbiamo assistito nel corso degli anni a una esaltazione dell'Aspromonte in senso negativo, quest'opera esalta l'Aspromonte proprio in senso positivo. Ma ci sono degli elementi che per forza ci devono far capire, far comprendere che questa opera è stata scritta proprio per dare valore alla Calabria. Abbiamo detto che è un'opera, l'opera delle crociate per eccellenza, perché? Perché c'è l'intervento divino. E quando viene l'intervento divino? Quando sulla Spromonte arrivano tre santi martiri,
San Giorgio, San Mercurio, San Domino. Per San Giorgio sappiamo che è il santo protettore di Reggio Calabria, uno dei santi protettori, e che il culto di San Giorgio risale proprio all'undicesimo secolo, quando da Siracusa gli arabi avevano cercato di invadere, di occupare Reggio, avevano distrutto la chiesa di San Giorgio e Ruggero Borsa era partito chiedendo l'aiuto di San Giorgio, tanto è vero che poi riesce a sconfiggere a Siracusa riesce a sconfiggere gli arabi e poi a Reggio diventa patrono San Giorgio. Sullo Spromonte, proprio vicino al santuario di Puozzo, se non sbaglio, c'è proprio una chiesa dedicata a San Giorgio. Poi c'è San Mercurio, io pensavo fosse legato solo alla mitologia greco-romana. San Mercurio invece io ho scoperto che è il santo patrono di Seminara, che è un comune dell'area metropolitana di Reggio, e non è un santo molto diffuso. Di San Domino ci sono notizie più, diciamo così, meno legate al nostro territorio. San Domino esiste l'isola qui delle Tremi di San Giorgio, però voglio dire la presenza di questi due santi, che ora sono santi martiri, e che cosa lega la chanson ai santi martiri? Che chi partiva per fare la guerra santa partiva sapendo di morire, che sarebbe magari morto, ma diventando martire, guadagnando la via del cielo. Ci sono tanti altri elementi, ma alla fine che cosa dobbiamo dedurre da questo discorso? I normanni erano partiti dalle regioni scandinave e si erano insediati nel sud, trovando qui terre ospitali. C'è chi dice che avevano trovato il latte e il miele, terre ospitali in cui si erano insediati. Avevano subito un processo di deculturazione, avevano abbandonato i loro riti religiosi, che erano pagani diventando cristiani, avevano anche abbandonato la loro lingua norrena, adottando la lingua, diciamo così, parlata, le lingue volgari parlate, diciamo così, nel resto d'Europa, nel nord della Francia e probabilmente anche della Calabria. E avevano dimostrato che cosa? Che era stato possibile unire genti di estrazione diversa, di culture diverse, lontanissime geograficamente, politicamente, culturalmente. Sicilia hanno fatto questo lavoro con gli arabi, no? Quando sono arrivati, appunto, hanno recuperato addirittura moltissime delle tradizioni culturali arabe senza distruggere quello che c'era prima. Quello che c'era. Ora. Ecco, un'ultima oggi, domanda. Siamo in chiusura purtroppo. Vi invito veramente l'ultima domanda alla professoressa, dottora Cediaco, così concludiamo con questa. Ovviamente la tematica è immensa, straordinaria, e invitiamo a leggere il libro che chiedo alla regina di mandare in sovraimpressione la copertina. Eccolo qua, acquistatelo, leggetelo, perché come avete capito qui c'è molto da apprendere su quella che è la nostra storia, ma ciò che di questa storia rimane anche nella contemporaneità. Chiedo appunto ad Arcidiego di fare l'ultima domanda alla professoressa. Prego. Un appello politico sovranista, tra virgolette, però sovranista non come nazione, ma come Stati Uniti d'Europa. Io direi di alzare il livello del sovranismo e portarlo fino ai confini di tutta l'Europa, e così come bene ha detto e si capisce bene dalle pagine del libro della professoressa Musitano, l'auspicio è che l'Europa finalmente, una volta per tutte, si unifichi veramente, torni alle sue fonti ripartendo dal Mediterraneo e riappropriandosene dopo gli sfacelli della guerra fredda, perché noi sappiamo che purtroppo durante la guerra fredda l'Italia e il Mediterraneo erano nient'altro che una scacchiera nella quale si giocava questa grande partita a scacchi fra le grandi potenze, e noi eravamo qui a fare i vasi di coccio tra i vasi di ferro, no? Per cui invece ora bisogna ripartire, e ripartire da questo. Giusto, prof? Ma in effetti... Sì, assolutamente, ma il messaggio, se, come si può leggere anche nella quarta di copertina, il mio messaggio è proprio questo: c'è un manifesto per l'unità dell'Europa in alto, e poi in basso io dico: anche oggi il Mediterraneo è inquieto, anche oggi l'Europa è alla ricerca della sua identità, anche oggi l'Europa ha bisogno di unità, soprattutto unità dei popoli europei.
E forse anche oggi l'Europa avrebbe bisogno di una nuova chanson de geste o semplicemente di un nuovo Carlo Magno. Cioè, oggi dobbiamo provare a riscrivere sulla scia di quello che ci hanno insegnato le chanson de geste, i grandi personaggi della storia, dobbiamo provare a riscrivere una storia diversa che unifichi prima di tutto, come dire, l'Italia. Ma l'Italia nell'Europa, ecco, il pensiero di un sovranismo totale, penso che sia questa la domanda che mi ha fatto il dottor Arcidiacono. Dobbiamo anche pensare ad unificare l'Italia, perché purtroppo le differenze esistenti all'interno dell'Italia sono tali che il Mezzogiorno ancora ha bisogno veramente che la sua storia, il suo apporto proprio anche al processo unitario venga valorizzato, rivalutato, e bisogna dare a tutti i cittadini le stesse opportunità. Quando io ho scritto che mancano le strade nell'altro libro, no? Io ho scritto: mettete una strada per Platin e l'Italia comincerà a crescere. Se cresce l'Italia, cresce anche l'Europa. Questo è il nostro messaggio. Esatto. Allora, diciamo, voglio chiudere con una nota, una volta tanto, voglio dire, di ottimismo che riguarda la nostra nazione. Diciamo che Draghi potrebbe essere il nuovo Carlo Magno in questo caso. Ce lo auguriamo davvero. Da meridionali esatto. Ce lo auguriamo. E quindi da meridionali, ma da coloro che pensano, che vedono qualcosa che vada oltre l'egoismo del territorio, cioè un qualcosa che possa anche essere trasmesso ai nostri figli. Noi non dimentichiamo che dobbiamo lasciare ai nostri figli non macerie, dobbiamo costruire, e dobbiamo costruire appunto, se ciascuno come può, noi lo facciamo attraverso la cultura. Dobbiamo capire che negli Stati Uniti d'Europa l'Italia sarà la California. Il sud sarà il motore propulsivo. Esatto. Bene, grazie davvero. È stata veramente una bellissima. Grazie, è stato veramente un piacere. Grazie per questo scambio. È stato un modo straordinario per cominciare questa serie di manifestazioni per cui il comune di Platì vuole veramente ricominciare da un nuovo punto, ecco, dalle radici, ma che attraverso un fusto e una chioma straordinaria proiettino verso il futuro. E a questo incontro divulgativo seguirà un altro giorno 25, sempre con questa modalità e in questa sede, poi appena disponibile manderanno in sovraimpressione, ecco il lancio, perfetto. E poi ci sarà un'altra serie di attività che culmineranno il 28, sabato 28, dalla Piazza Marconi a Platì, con uno straordinario format, spero che sia televisivo, che sarà il Palio del Pane, condotto da Klaus Davi e con la partecipazione straordinaria della chef Cristina Bowerman, una chef stellata internazionale, che valuterà proprio tre panificatori che si misureranno tra di loro. Chiaramente utilizzare questa diciamo highlight del pane, questa emergenza, sabato 27, mi correggono, scusatemi con le date, ci sarà questo palio, servirà a portare avanti un elemento della tradizione di Platì, e attraverso questo usarlo come apripista per una nuova dimensione di questo paese aspromontano, che ha una grande storia, una grande capacità di presentarsi oltre, diciamo, i tipi e i caratteri che finora lo hanno purtroppo contraddistinto, soprattutto sulla stampa nazionale. Spero che questo primo incontro sia stato di buon auspicio per un ottimo percorso. Saluto il sindaco di Platì, l'assessore Varacalli,
saluto anche Cirella con Don Angelo e tutta la comunità, l'associazione Pro Cirella. Un grazie straordinario a Franco Arcidiaco che ha accettato di essere presente in questa fase, diciamo, di inizio percorso, e grazie e complimenti alla professoressa Musitano per il suo straordinario lavoro che io leggerò veramente a brevissimo. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento giovedì.